Barcellona, il terminale di Bilbao, di Boston. Il terminale italiano, l'unico in, diciamo, in attività, è quello di Panigaglia, che è praticamente a fianco a Porto Venere, quindi nessuno di noi ne ha sentito parlare, perché è pure in operazione dalla fine degli anni 60, perché grazie a Dio non ha mai avuto problemi. Quindi... scoppia una palazzina. So che se dovesse scoppiare un rigassificatore, il problema è che la Ionio Gas non se lo pone proprio il problema che può scoppiare. Non scoppia. Ho sentito, ringraziando il Signore, mi sembra una frase del genere, quindi anche loro ogni tanto dubitano. Allora, ringraziando il Dio, quindi può darsi che questo dubbio ci sia anche in loro. Beh, ci sono 5 bombe atomiche che scoppiano se scoppia un rigassificatore. Il terminale italiano, l'unico in operare, diciamo, in attività, è quello di Panigaglia, che è praticamente a fianco a Porto Venere, quindi nessuno di noi ne ha sentito parlare, perché è pure in operazione dalla fine degli anni 60, perché grazie a Dio non ha mai avuto comunque questo. Quindi... è un progetto che già ha avuto la bocciatura da parte nell'ultima conferenza dei servizi, come è già stato detto. Però ora sono più spaventata di prima, perché ho visto una certa titubanza anche dalla parte di Ionio Gas, e in effetti è stato detto, grazie a Dio non ha dato problemi. E altre cose come del genere, proprietà transitiva, se si può fare da altre parti in Europa, perché non farli nella zona industriale di Priolo.